Seconda andata. Io prendo la piccolina. Ok, io penso che ci siamo vestiti troppo. Sì, adesso è uscito il sole e l'aria si è tanto riscaldata rispetto ai due giorni precedenti che abbiamo avuto. Poi è anche vero che quando carichi ti scaldi, ti surriscaldi. Onestamente non vedo l'ora di partire. Perfetto. Apriamo sempre un po' per far uscire l'aria. Vamos! Salutiamo definitivamente la nostra casa che ci ha accolto per 28 giorni. È stata la culla dell'uscita del libro e di diversi video che avete visto. Se ci vedete, provati, perché questi giorni abbiamo lavorato tantissimo, ma soprattutto perché siamo riusciti finalmente a pubblicare il nuovo libro. Comunque, casa super confortevole, nuovissima, addirittura schermo gigante con Netflix, camera piccolina. In fondo c'è un terrazzino dove stendere i panni, bagno con doccia enorme, cucina piccola ma super confortevole con addirittura la chicca. Abbiamo sballato i cuscinetti questo mese. Non so se ci avete fatto caso, ma siamo tornati come nuovi, abbiamo lavato tutto. No, non potete averci fatto caso, ma noi lo sentiamo che abbiamo lavato tutto, ve lo assicuriamo. Ora prendiamo le ultime cose. Mau in fondo controlla la tenerona, perché qua da fare un minimo di attenzione. Stavamo parlando con Maggie del fatto che un'azienda ci ha spedito dall'Italia un prodotto, perché eravamo fermi qui alla casa di Maggie per un mese, però l'hanno spedito, è arrivato in tempo, ma l'hanno fermato in dogana perché insomma bisogna fare delle burocrazie, bisognava andare in dogana di persona, pagare una quota, e questo è un po' un problema. Quindi Maghi diceva che si sono aggiunti altri problemi in Argentina, proprio in questa provincia, sì, nella provincia, la provincia di San Juan. Sì, il governador lo trabaron e non può essere hasta que no le den el ok de Buenos Aires. Sì, ora in julio, así que vamos a ver qué pasa, porque la verdad que está todo mal encaminado en esta hermosa Argentina, sí, y querida muy, Argentina. Muy hermosa. Hermosa. Muy. La amo, San Juan es muy bien. Sí. Toda sí. La provincia. Yo sí, creo. Sí, todo. Pero bueno, esperemos se arregle pronto. Sí, porque sí. Necesitamos de tener una Argentina. De tranquilidad. Tranquilidad y todo, que hay mucha delincuencia, inseguridad. Pero bueno, todavía nos queda esperanza. Maggie sta dicendo che il governatore, per poter governare la provincia di San Juan, deve ricevere l'ok di Buenos Aires, altrimenti la provincia è senza governatore, si aspetterà fino a luglio e poi vediamo. Dice, speriamo che le cose migliorino nella nostra bellissima e cara Argentina, nonostante tutte le problematiche ancora continuiamo a sperare che le cose vadano meglio. Io spero il prossimo anno, y te llamamos. Sì, la verdad es que es un gusto. Un encanto de personas. Gracias. Es nuestra primera vez y sí. Encantados y esperemos que vuelvan a recorrer toda esta hermosa provincia. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Por todo. Vamos, ragazzi. Andiamo. Tenerona come nuova. Ahora sacamos una foto por Maui con la tenerona. Oggi testiamo l'olio nuovo, vediamo il cambio come va. Tenerone e Sara usciti dalla lavadora. Quanto di Francesco infilato. Se non fosse per qualche graffio dalla caduta, ancora sembrava nuova la Tenerone. Vabbè,
non ci pensiamo. Guardiamo sempre il lato positivo, alla fine è più vissuta. Questo è per ricordo. Stamattina benzina alla Gulf per la prima volta, anche perché sapete che qua in Argentina la YPF la fa da padrone. Il traffico di San Juan di lunedì mattina. Francesco sta dicendo la rotonda col vigile incorporato. Faremo la circonvallazione per evitare di entrare a San Juan, per entrare proprio nella città, quindi nella città trafficata, e poi di nuovo ruta 40, che è la strada che parte da Capo Virgenes e finisce a La Quiaca, al confine con la Bolivia. Oggi tappa media, sono intorno a 375 km, circa 4 ore e 30, da fare attenzione ai distributori di benzina, li ho controllati lungo il tragitto, noi ci fermeremo fra circa 2 ore perché ho dato come punto di interesse proprio un distributore, in quanto lungo il tragitto c'è solo questo. E con la Tenerona 375 km, per quanto andiamo piano, comunque così carichi siamo un po' al limite, ce la dovremmo fare, ma non voglio assolutamente rischiare, anche perché il paesino dove ci fermeremo questa sera poi lo vedremo tutti quanti insieme. Chiamarlo paese è già una parola grande. Uscendo dalla città che è la capitale della provincia, cioè la San Juan, il paesaggio si fa sempre più deserto, e questo è proprio il bello di un viaggio in Sud America, perché vedi cambiare il panorama intorno in maniera pazzesca. Siamo sulla ruta del vino de San Juan, proprio perché la provincia di San Juan, così come quella di Mendoza, è famosissima per i vigneti e per la produzione di ottimi vini. Le province di San Juan, San Luis e La Rioja insieme danno origine al territorio denominato la regione Cuyo. Ecco appunto gli infiniti vigneti. Le strade immerse nei territori infiniti ci mancavano. Altra cosa molto interessante, siamo stati a San Juan per 28 giorni, colgo l'occasione per mandare un abbraccio enorme a tutte le persone che hanno vissuto l'alluvione dell'Emilia Romagna, solo per dirvi che qua 28 giorni non ha piovuto mai e c'è stato sempre il sole. Siamo andati a verificare e praticamente da queste parti non piove quasi mai tutto l'anno. Nonostante questo, oggi Maghi ci ha detto che d'estate la temperatura raggiunge i 40 gradi, soprattutto a gennaio-febbraio nella provincia di San Juan, mentre nei 4 mesi d'inverno, che sarebbero maggio, giugno, luglio e agosto, le temperature massime sono di 8 gradi, minime vicine allo zero. La neve cade su queste montagne intorno alla città di San Juan unicamente. Un tempo, lei ha detto, nevicava anche nella città, adesso molto, ma molto poco. Questi paesaggi sconfinati, la strada che dice ti conduco io, seguimi, è bellissimo, perlomeno a noi piace tantissimo. Per qualcuno potrebbe risultare inquietante, perché ovviamente è un po' anche sentirsi vulnerabili, hai un problema, non sai come risolverlo, non sai a chi affidarti, il cellulare in tanti posti non prende, quindi hai bisogno di una ricezione satellitare, però se mettiamo da parte questi brutti pensieri è bellissimo, perché ti senti effettivamente libero. La vulnerabilità è data anche dall'essere umano, perché l'uomo buttato in mezzo a un territorio così immenso e così prepotente è come se realizzasse per la prima volta i suoi grandi limiti, cioè quanto è piccolo e quanto poco può di fronte alla natura. Diciamo che è la lezione di vita da leggere dietro a un viaggio in America. Vi portiamo con noi anche in questi scambi di battute, siamo sempre con l'interfono aperto, quindi è come mettervi in mezzo tra me e Sara, noi parliamo tramite il casco e voi ci sentite, quindi tutti sopra la Tenerona. Rain keeps on falling, but I can't feel it crawling down my skin. Siamo al chilometro 3551 della ruta 40. Consideriamo che tutto il percorso, tutti i chilometri della ruta 40 sono quasi 5000, che è praticamente l'intero tragitto che dal centro Italia si compie per raggiungere Capo Nord. Comunque stiamo vedendo che i letti dei fiumi sono tutti completamente secchi. Eccoli qua. Appena incontrato il primo cartello stradale con il limite di velocità in questa strada, 80 km orari. Me, oh,
La vegetazione è di colpo aumentata e iniziano a comparire le prime case. Siamo a circa 30 km dal primo distributore che vi diceva Francesco di aver tenuto d'occhio proprio per evitare di rimanere a secco. Ci stiamo immergendo letteralmente nelle montagne. La bandiera che sventola perché stiamo entrando nel paese di San José de Jáchal. Bienvenidos! Siamo quasi arrivati al distributore, quindi faremo benzina e approfitteremo per mangiare qualcosa. Ci fermiamo, vediamo se possiamo mangiare qualcosa al volo qua. In questo paesino quasi fantasma qualcosa abbiamo rimediato. E addirittura pranzo con vista. E che vista! Pranzo arrivato, guardate le dimensioni della milanesa, la mia mano non è piccola, eh. Io ho già iniziato. Il maiale inizia sempre prima. Sempre presente. Ripartiamo ora, dopo un caffè espresso cortato con lecce che non fanno qui al ristorante, siamo andati alla gelateria La Esquina. Salutiamo la piazza di San José Jáchal. Con Sara ci siamo letteralmente innamorati della tranquillità di questo paesino. Con Sara ce lo siamo immaginato in una calda sera d'estate, potrebbe essere un paesino plausibile per la nostra vecchiaia. Una località molto piacevole, le strutture a me sembrano molto molto rifarsi all'architettura spagnola, ma ormai questo un po' in tutto il Sud America, però sono tutte ad un piano e alla esquina, cioè agli angoli come questi, assomigliano quasi alle strutture che contengono le corride, non so se avete presente. Stiamo assistendo ad un salvataggio. Casino in costruzione, la nuova zona residenziale. Torna sulla strada principale, direzione Valdecitos, se non erro, la strada è la Ruta 150. Mi aspetto tantissimo da questa strada, anche perché il nostro amico Beppe ce ne ha parlato benissimo. Quindi ora musica a tutto volume e vamos! Procedendo dritti continueremmo sulla ruta 40, invece noi andremo a destra prendendo la ruta 150 per Ichigualasto. Che scenario, ragazzi! Incredibile! Mamma mia! Che roba è? Mamma mia, ragazzi! Bellissimo! Bellissimo! Siamo nella preistoria e non a caso questa zona che raggiungeremo, oh, mamma mia, mamma mia, abbiamo l'impressione che da un momento all'altro possano uscire i dinosauri. Che andremo a raggiungere oggi, il parco Ichigualasto nella provincia di San Juan, quindi a sud, e a nord il parco nazionale Talampaya nella provincia di La Rioja, dichiarati patrimonio UNESCO nel 2000. A Ichigualasto sono stati ritrovati resti importantissimi sia per qualità che quantità per quanto riguarda le ossa dei dinosauri. Sembra impossibile che questa zona fosse stata un tempo molto lussureggiante in vegetazione e ricchissima di acqua.
acqua proprio per il passaggio del rio Isigualasto nel parco nazionale e a nord del rio Talampaia, oggi entrambi secchi. Ecco perché abbiamo l'impressione che da un momento all'altro possa uscire qualche dinosauro e urlarci contro come vediamo fare nei film. Sento che ci catapulteremo sulla cima di queste montagne, lo sento, andiamo dritti in quella direzione. C'è una curva a sinistra alla fine, dice Fra. Ruta scenica Dinosaurus San Juan. Dal navigatore ci siamo, ora si va a destra e si entra là in mezzo. Da qua dovrebbero iniziare tantissime curve. Aspettate. Eccole là. Mettiamoci comodi. Sarla, sento che ha avvinghiato i miei fianchi. Che effettivamente mette un po' di soggezione, a me mette un po' di soggezione. Tutto creato dal vento e dall'acqua, incredibile. È un po' il Grand Canyon della situazione, il Grand Canyon del Sur, naturalmente con le giuste proporzioni. Chi ha visto il Grand Canyon è enorme, scavato dal Rio Colorado in quel caso. Anche qui come proporzione non mancano. Ho detto Rio Colorado, in quel caso salendo al nord è Colorado River, perdonatemi. Forse ora ci siamo al punto più alto, dovrebbe essere questo. E sì, si inizia a scendere. No! Fin del cammino sinuoso, dai, ancora qualche curva morbida ce l'abbiamo, anche perché poi attraverseremo tutto il parco Talampaia, circa 70 km di strada totalmente perfettamente dritta per arrivare a Paganzillo, che è la nostra destinazione di questa sera. Entriamo ora nel Parque Nacional Talampaya, provincia della Rioja. 1500 metri sul livello del mare, stavolta un po' più in alto e molto più grande, 2150 km quadrati. Dichiarato parque provinciale nel 1975 e nazionale nel 1997, fino alla proclamazione UNESCO del 2000 insieme a Isigualasco. Arco iris, che in spagnolo vuol dire arcobaleno. Intanto vi facciamo notare anche le costruzioni rosse abbinate alla terra rossa alle loro spalle.
lo abbiamo superato sbagliando, torniamo indietro per vedere se è aperto e chiedere informazioni. No ingresar con mascotas, non si può entrare con animali domestici. Dovrebbe essere ancora aperto. Bienvenidos. Scheletro di un guanaco, no, sto scherzando, scheletro di un dinosauro riprodotto. La coda esce dall'edificio. Fantastico. Proviamo a chiedere informaciones. Esclusivo motos. Addirittura. Andiamo a vedere. Anche all'entrata di Talampaya, Malvinas Argentinas, 2574 km. Pazzesco. Lo ribadiscono sempre. Forse è tutto chiuso. Ah no, pase aperto. Proviamo a vedere. Ha aperto un par de manicas. Todo está cerrado. No, ragazzi, è tutto chiuso. Guardi a parques, proviamo. Tutto chiuso. Adesso torniamo da Francesco. Mi sta dicendo Francesco, nel caso chiederemo. Ci sono dei guardiaparco, in effetti. Vediamo. Abbiamo chiesto le informazioni necessarie, ci hanno dato un numero WhatsApp, dato che con la prenotazione online non siamo riusciti al momento del pagamento, cioè provando con diverse carte che abbiamo a disposizione, con nessuna è valido il pagamento che abbiamo fatto. Si può riservare, cioè si può prenotare tramite un numero WhatsApp che ci hanno dato e comunque pagare in loco quando veniamo qua. Importante, l'ingresso al parco e comunque l'escursione che si sceglie hanno due prezzi differenti, quindi si paga prima l'ingresso e poi si sceglie qualsiasi escursione una persona voglia fare. Circa 20-25 km ci separano da Pagansillo, la nostra meta finale di stasera. Neve sulle vette davanti a noi. Rio El Medano secco anche lui, come il rio Talampaya appena superato. Il sole è definitivamente sceso dietro le montagne, rimane solo il chiarore del cielo. Per una volta arriviamo un po' prima dello scendere della notte, della sera. Non abbiamo ancora parlato col dueño che ci aspettava per le 5, le 6 del pomeriggio. Abbiamo fatto un po' di ritardo perché sono le 6 e mezza passate. Speriamo non ci siano problemi. 5-6 minuti ci dividono da Pagansillo e quindi dalla struttura. Intanto dice Fra, godiamoci questo spettacolo della natura con una media luna che ci accompagna, che non è il croissant ma è la luna vera e propria, perché gli spagnoli, oltre a non volere inglesismi, non vogliono francesismi, quindi il croissant classico, la brioche che si mangia al mattino, si chiama media luna. C'è un controllo fitosanitario come abbiamo visto anche in altre zone. Siamo comunque a Pagansillo, stiamo cercando l'ingresso, dovrebbe essere qua giù, vedo un cartello verde, forse all'ingresso alla cittadina. Pagansillo centro, alla derecha. Pagansillo, stiamo cercando con gli occhi arco iris. Qui no, c'è un bar. Dovrebbe essere la prima sulla destra, sì, proviamo, poi i primi perri, dovrebbe essere sulla sinistra, eccola, Cabañas Almanecer, siamo arrivati. C'è anche il numero WhatsApp, quindi se avremmo qualche problema e non li troviamo proveremo a chiamare. È arrivato dopo di noi. Probabilmente ci ha visto arrivare. Perfetto. Quindi la lasceremo dentro al cancello, dentro al portone. Tutto bene, sì, sì. Però passiamo a Talampaya, perché no? Possiamo lograr di riservare nel sito con la nostra tarjeta di credito, non so perché. Passiamo ora e tutto sta bene. Bueno. Cartaletito, prendilo, vai. Sì, sì.
però hai un buon profumo. Questa è la vita, sì. Sì. E acca tiene, no? Perfetto. Otra habitación. Sí, sí, ya le viene esta la llave del portón también y tienen cámaras a la vuelta, si no sea problema. Y acá no hay peligro, si no hay yo. Perfecto. Pueblo tranquilo. Nos conocemos todos. ¿Tiene wifi? Sí, mira la tienda, claro. Clave es el numerito. Sobre la mano izquierda hay un supermercado. Ah, podemos. Pan lactal, verduras, fiambre. Yo de todo. Todo eso. Bueno. Ci siamo. L'assistente, il dueño, è veramente tanto gentile. Ora scarichiamo lo Scania. Vai, scarica la moto, fa qualcosa. Ecco, da buona camionista. Accendo anche la luce, guardate la R di Lucca. Sembra che viene allo spazio. Pronta per uscire? Questa sera carne roja. Oggi si mangia sempre fuori, poi ditemi male, la porto fuori. Vero, è anche vero che oggi due milanesas insieme a insalatina per ognuno abbiamo pagati 6 euro totali, quindi ci possiamo permettere una cena stasera e da domani si ricomincia a cucinare con la cocinera. Porta per l'esterno che sembra la porta del bagno, ma aprite e c'è la tenerona. Poi come sempre la copriremo, ma ora il motore è ancora caldo, quindi andiamo a far cena. Ce la fai? Posso farcela. La forza bruta. Questa è la situazione di Pagansiglio alle 8 e un quarto di sera. Noi andremo di qua perché ho visto su Google che il ristorante dovrebbe essere in fondo alla derecha. Queste sono le moto più vendute qua in Argentina. Chiesa ristrutturata come nuova, addirittura ATM a Pagansiglio. Albero di Natale in fondo ancora acceso, e questo è l'unico ristorante del pueblo. Guarda dove ti porto, guarda dove ti porto. Birra pequeña, carne alla plancia e papa por dos. Buon approccio. E dato che il dolce non c'era, empanada, jamón e queso. È uno spettacolo, tutto spolverizzato, ma anche la birra da 9,75. Sei un maiale alcolizzato. Ragazzi, non so se si vede, sono leggermente ubriaco, tra birra, chilometri, giornata veramente spettacolare, come dico sempre. Stanchezza dei giorni stanchezza passati, del libro pubblicato, tutte queste cose qua. Però siamo in un posto che vogliamo condividere, in quanto a volte ci chiediamo: ma esistono questi posti veramente? Mentre camminiamo io mi giro verso di lui e gli chiedo: Fra, ma dove stiamo? Realizzarlo è emozionante e strano insieme, è ancora un'esperienza tutta da vivere e un'esperienza a cui abituarsi, per noi, per me in particolare. Questa è la situazione sulla via principale alle 10:20 di sera. Comunque, tanto per condividere questi contesti a 360 gradi, la cena per due persone con una birra da un litro l'abbiamo pagata 11 euro, il pranzo di oggi l'abbiamo pagato 6 euro e l'abitazione l'abbiamo pagata 16 euro. Questi sono i prezzi nell'Argentina più remota. Se andiamo a fare la spesa e ci cuciniamo da soli, qua si potrebbe vivere tranquillamente con 15 euro al giorno per due persone. Se poi abbassi il range, anche di meno. Con sullo sfondo l'ospedale, che non è il nostro ospedale, io ci ho messo un po' a capirlo, ma non avevano le sembianze di ospedali, ma significa sono delle strutture ricettive, come fossero degli ostelli, delle piccole cabañas. Con la scritta piscina, ce ne torniamo dalla tenerona, la copriamo anche perché inizia a far molto freddo e si va a nanna. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!